Sindaco, dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19 e alle tante problematiche date dal giusto rispetto delle disposizioni anti-Covid, la stagione estiva viene praticamente in parte rilanciata attraverso un grandissimo evento che viene anticipato di qualche settimana. Parliamo del Premio Ravera. Sì, perché vuole essere l'evento di riapertura, di un ritorno alla cosiddetta normalità. 21 e 22 agosto, cioè 15 giorni prima del periodo naturale, chiamiamolo così, e due giorni perché? Perché vogliamo dedicare più spazio ai giovani e vogliamo in quella serata anche arricchire la serata stessa con una sorpresa fatta di professionisti che si mettono insieme e chiuderanno la nottata, la serata, con un concerto molto interessante. La prevendita quest'anno riguarderà questi due giorni, con una differenziazione sul costo dei biglietti molto importante, perché la prima serata è preparatoria, quindi lega un po' lo spettatore al clou della serata successiva, ma saranno due bellissime serate. E Ravera, inventore di Sanremo, e a lui dedicato questo evento, e le edizioni che abbiamo fatto a Tolentino. Dicevo prima, questa è la penultima, perché l'ultima ci sarà l'anno prossimo. Svelo anche questo, perché andremo a chiudere un percorso di storia importantissima su Sanremo e su tutte le sue bellezze e le sue peculiarità. Michele Pecora è il direttore artistico del Premio Ravera, che torna anche per questo 2020 con sorprese, novità, cambio di luogo, ma insomma la formula è sempre quella dei grandi nomi della musica italiana che rendono omaggio a un grande personaggio qual è stato sicuramente Ravera. Sì, devo dire, sono contentissimo, ringrazio l'amministrazione comunale di Tolentino, il sindaco, tutti gli operatori, la Proloco, perché è stata una decisione presa veramente di comune accordo. Tutti insieme ci siamo visti, ci siamo riuniti e abbiamo poi pensato di fare uno sforzo in più quest'anno, proprio per dare anche un segnale importante non soltanto alla città di Tolentino e a tutti gli utenti che verranno a vedere la manifestazione, ma un segnale proprio a livello nazionale, quindi una speranza, una ripartenza, un bel segnale da parte della città di Tolentino, che ormai è diciamo così, riconosciuta a livello nazionale come città della musica, perché di qua sono passati, attraverso il Premio Ravera, insomma, artisti straordinari, storici, attuali, insomma veramente il massimo proprio dell'arte e della musica italiana, e quest'anno non sarà da meno. Le novità: Stadio della Vittoria, due date, 21 e 22, e ovviamente qualche anticipazione. Sì, torna Pupo alla conduzione, Pupo che è il presentatore ideale, devo dire, di questa manifestazione, senza nulla togliere ai grandi, grandissimi precedenti, perché Pupo è anche dal punto di vista emozionale, emotivo, è molto coinvolto, perché Ravera è stato un suo grande amico, oltre che suo scopritore, insomma lui dice sempre che deve a Gianni Ravera la sua carriera, quindi insomma. E Robby Facchinetti quest'anno, come rappresentante di tutta quella grande tradizione musicale italiana, ma anche rappresentante di un'attualità, perché Facchinetti, parliamo sì dei Pooh, parliamo sì del passato, ma parliamo anche di oggi, parliamo anche di un nuovo singolo dedicato alla sua città, Bergamo, che ha avuto un grandissimo riscontro, e tanti altri nomi che stiamo via via, che si stanno aggiungendo al cast, che daremo poi man mano. E delle grandi sorprese anche dal punto di vista femminile. Una la voglio intanto citare, che è Vilma Goic, che io ho voluto fortemente, perché Vilma appartiene a quella grandissima tradizione della musica italiana, appartiene a Ravera, in quanto è stata scoperta da Ravera, ha vinto un festival di Sanremo di Ravera con Le colline sono in fiore, ha tanta energia e ancora tantissima voce.